Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono circa le 20 e sto per filmare una night routine con la piccola Bluebell e con Matilde, che al momento è in cameretta. Ho sistemato Bluebell nella sdraietta e come vedete le sto dando il latte. Tra l'altro sto utilizzando questo biberon di Titti che ho preso davvero tantissimo tempo fa. Ho dei nuovi biberon che vorrei utilizzare, ma devo ancora sigillarli. Quindi per oggi ho deciso di utilizzare questo. Bluebell comunque è piuttosto affamata, come vedete. Dopo aver finito il latte e aver fatto anche il routine, Bluebell è qui che si sta addormentando. Tra l'altro indossa questa magliettina troppo tenera con la coniglietta. E come vedete al momento non sta prendendo il ciuccio, secondo me, perché non le piace molto questa forma di tettarella ciliegia, preferisce quella piatta. Comunque adesso sto facendo la nanna tranquilla. Matilde invece è qui nella cameretta, come vedete ci sono un po' di giochi sparsi sul pavimento, l'ho sistemata qui subito dopo cena, cioè dopo che abbiamo cenato io e lei, così ho potuto dare in tranquillità il biberon a Bluebell. Questo è il puzzle che mi piace tantissimo per lei, perché è in legno, i colori sono super carini e poi ovviamente è un puzzle molto semplice perché questo si può utilizzare dai 18 mesi di età. Come vedete sono solo 4 pezzi ed è piuttosto facile da comporre, però è molto carino. Comunque adesso è ora di prepararsi per andare a fare la nanna, quindi Mati, andiamo a mettere il pigiamino. Pigiamino. Eccoci signorina. Preparo per prima Matilde perché al momento Bluebell sta dormendo, quindi vorrei sfruttare quest'attimo di quiete e tranquillità e poi anche perché appunto è quasi ora di fare la nanna, dunque siamo perfette a livello di tempistica. Qui ho preparato alcune cose per lei, in realtà quelli sono i pannolini di Matilde e quelli di Bluebell perché hanno due taglie diverse e qui ci sono le salviettine. Mentre invece volevo mostrarvi queste cosine super cute. Allora, questo è un set pettine spazzola, come vedete è il nuovo set di Suavinex e ha un design che mi piace tantissimo, cioè guardate quanto sono carine queste cosine, mi piacciono troppo. Poi anche il colore è stupendo, ci sono in vari colori comunque, io ovviamente ho scelto il femminile e le setoline sono super morbide. Guardate, questa spazzola mi fa impazzire. Comunque questo set lo trovate presso la Chiocciola di Varedo. Come al solito tutti i link sono giù nell'info box. Mentre invece qui c'è il pigiamino di Matilde che oggi, come vedete, è davvero molto semplice e tra poco capirete perché quando la metterò a dormire nel lettino. Le metterò semplicemente questo body rosa di cotone a manica lunga e questi calzini super carini con tutti i volani in tulle. Per prima cosa togliamo la magliettina. Questa più che una magliettina è quasi una camicetta e mi fa impazzire, super spettinata, per fortuna che abbiamo la nuova spazzola, il nuovo pettine. Come vedete Matilde sta già indossando un body, ma questo è l'intimo e glielo lascerò ovviamente, e sopra le metterò l'altro body come il pigiamino. E adesso è il momento di togliere anche questi leggings e anche questi calzini ovviamente. Anzi, iniziamo dai calzini, che così poi è tutto più semplice. Eccola qui, piedini nudi, non ancora per molto. Matilde non è semplicissima da cambiare, come vedete continuo ad alternare momenti in cui è sdraiata, momenti in cui la metto seduta. Dipende un po' anche dai capi che le faccio indossare, però diciamo che per le magliettine, felpine, golfini, eccetera, preferisco appunto metterla seduta perché è molto più semplice farle passare i capi dalla testa. Detta così fa un po' ridere, ma vi assicuro che con questa testona super super grande non è sempre facile. In realtà alcuni capi sono facilitati, ad esempio questo che ha la doppia spallina, vero Mati? Ok, adesso mettiamo i calzini. Tra l'altro questi non glieli ho mai messi perché con gli outfit sono difficilissimi da sfruttare. Come vedete sono piuttosto alti, non hanno l'antiscivolo, sono un pochino troppo imbottiti per entrare nelle scarpine. Insomma, ci vuole un po' un'occasione particolare per poterli utilizzare e oggi mi sembrava davvero il momento perfetto per sfruttarli. Guardate quanto sono carini! Ed ora ci occupiamo dei capelli.
Prima utilizzerò di sicuro il pettine per districare un po' di nodi e dare una piega migliore a questi capelli perché, come vedete, hanno proprio bisogno di essere pettinati e solo successivamente spazzolati. Comunque, questo pettine è davvero comodissimo, sia da impugnare sia da utilizzare. Districa bene anche gli eventuali nodini. E adesso invece utilizziamo la spazzolina, che appunto è questa, le setole sono morbidissime e sembra quasi uno spazzolino, non so, con questa forma tonda molto cute. E guardate un po', sembra quasi che lisci i capelli. Beh, devo dire che funziona molto bene e anche la forma è molto comoda, quasi più comoda dell'altra. Sapete che le classiche spazzoline per neonati hanno la forma più ovale, invece questa tonda un po' particolare, a parte per il design, ma proprio anche per la sua funzione, direi che è molto molto approvata. Ti piace, Mati? Tete. Sì, eh. Beh, adesso Mati è pronta per fare la nanna. Comunque questo body rosa abbinato a questi calzini è davvero un tocco di classe. Mi è venuto in mente che nella confezione di questo body rosa ce n'erano altri due e non so dove siano finiti, quindi li cercherò, ma mi sembra avessero davanti dei piccoli elefanti disegnati. Boh, vedremo un po' dove sono finiti. Nel lettino di Matilde ho già preparato il suo sacco nanna, anche questo preso al negozio La Chiocciola di Varedo. Se non conoscete i sacchi nanna, sono fatti più o meno tutti in questo modo. Questo in particolare non ha le maniche, ma ci sono anche dei modelli appunto con le maniche e si sostituiscono alle copertine e ai lenzuolini. Questo in particolare è della marca Bamboom, come vedete, Organic Bamboo Made in Italy. L'Organic Bamboo ha un sacco di caratteristiche, tra cui antiallergico, soffice come il cashmere, naturalmente antibatterico, biodegradabile, eccetera. Al tatto comunque è molto morbido. Noi abbiamo questa che è la versione femminile, davanti è a righe e sul retro invece è tutto rosa. Tra l'altro questo modello si può anche utilizzare nell'ovetto o sul passeggino perché, come vedete, ha questa fessura che una volta aperta consente di legare il bimbo con le cinture della seduta. Adesso metterò Mati all'interno del sacco Nanna. Ci sono varie misure. Questa è la misura 0-6 mesi e lei comunque ci sta ancora benissimo. Ok, e adesso chiudiamo la zip. La zip è doppia e quella superiore si chiude al contrario, quindi dall'alto verso il basso, così il bambino non può aprirla e quindi evita di aprire il sacco e di scoprirsi di notte. Mati, ecco Bubu. Ovviamente il sacco Nanna va scelto anche in base alla stagione perché ne esistono di vari modelli anche in base al peso proprio del tessuto, ad esempio alcuni più invernali e altri più estivi. Questo comunque è una via di mezzo. Mati è davvero super carina nel suo sacco Nanna ed è pronta per la notte, infatti, come vi dicevo prima, non servono neanche le coperte. Quindi adesso può fare la nanna tranquilla e in tutta sicurezza, tra l'altro qui c'è anche il suo ciuccio. Chiudiamo anche il lettino. Buonanotte, Mati! Prima di mettere a nanna Bluebell volevo mostrarvi il suo nuovo nido. Si tratta di questo riduttore, la marca la vedete scritta qui, Dumo. È un riduttore per la culla o per il lettino, ma potete anche metterlo sul vostro letto o sul divano, ovviamente se state sorvegliando il bebè. È troppo bello, a me fa davvero impazzire. Tra l'altro è di un colore stupendo, ci sono anche altre varianti perché questa è quella femminile. Comunque mi piace davvero un sacco. Ed ecco qui la piccola Bluebee, amore. Ho perso un piedino. Come vedete, la piccola Bluebee ci sta davvero benissimo, è proprio un amore. Tra l'altro, nella parte superiore il riduttore è fatto in questo tessuto super traspirante, come vedete anche dalla trama, e la cosa bella è che si può sfoderare e lavarlo in lavatrice, e questa è una cosa davvero comodissima con i bimbi piccoli. La cintura qui in vita, come avrete notato, è regolabile tramite velcri e si può anche togliere.
la parte finale invece del cuscino permette di regolarlo in base alla crescita del bebè. Infatti, adesso vi mostro subito. Basta aprire i velcri ed ecco qui che c'è un sacco di spazio per Bluebell che deve crescere, oppure semplicemente si può chiudere più o meno stretto. Trovate anche questo riduttore presso la chiocciola di Varedo, comunque come vi dico sempre, tutti i link sono giù nell'info box. Bluebell si è già addormentata, guardate, sonni tranquilli, tra poco le metterò anche una copertina. Comunque io spero tantissimo che questo video night routine vi sia piaciuto, se è così per favore lasciate un bel pollice in su per supportare anche il mio canale in generale, condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e se non siete ancora iscritti iscrivetevi cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Buonanotte! Bluebee, amore, lo vuoi il ciuccio?